Ero seduta davanti allo specchio e guardavo i miei capelli che una volta erano perfetti ricoprire il pavimento. Avevo paura di sentire il parere di mia madre dopo avermi vista così, ma avevo fatto tutto ciò solo per realizzare il mio sogno e credevo sinceramente che il mio nuovo aspetto mi avrebbe aiutata. Ciao, mi chiamo Samantha e ho 16 anni. Tutti i miei amici dicono che sono nata per fare la comica. Le mie battute li fanno subito morire dal ridere. Essere l'anima della compagnia, ovviamente, è figo, ma per me non era abbastanza. Volevo esibirmi su un palco, riuscire a vendere tutti i biglietti dei miei spettacoli e diventare famosa. E poi, un giorno, ho avuto questa opportunità. Come al solito, stavo sistemando i quaderni nello zaino prima di tornare a casa. Un insegnante si è avvicinato e mi ha dato una notizia del tutto inaspettata. La nostra scuola avrebbe ospitato un importante progetto comico. Qualsiasi studente poteva preparare le sue battute. E se fossero piaciute al pubblico e ai membri della giuria, il partecipante sarebbe passato alla prova successiva. Sì, eccola! Era la mia occasione! Mi sono subito immaginata in piedi sul palco con il microfono, mentre il pubblico applaudiva entusiasta e i giornalisti erano in fila per intervistarmi. Gloria, fan, tour. Oh, era tutto ciò che avevo sempre sognato. Euforica sono corsa a casa e ho preso un quaderno dal mio zaino. Avevo così tante idee che la penna seguiva a fatica i miei pensieri. Il risultato mi ha sorpresa. Avevo creato una bozza perfetta per una stand-up comedy. Una volta sul palco, il pubblico e la giuria si sarebbero divertiti sicuramente. La mattina seguente sono corsa ai casting di buon umore, ma all'improvviso mi hanno fermata all'entrata. Ho scoperto che la gara era dedicata solamente ai ragazzi. Tutti i miei sogni si sono infranti in un istante. Non avevo intenzione di arrendermi, ma non sapevo che cosa fare. Così ho deciso di chiedere un consiglio a Jess, la mia migliore amica. Qual è il problema? Dovrei solamente vestirti da ragazzo ed esibirti, ha detto Jess con sicurezza. Per me era uno shock. Dopotutto, come si fa a scambiare una ragazza per un ragazzo? I giudici non erano mica ciechi. E sfortunatamente i miei dubbi sono stati confermati. Quando mi sono presentata al casting, da sotto il cappello mi è scappata qualche ciocca di capelli. E i membri della giuria mi hanno cacciata. Non potete immaginare quanto ero sconvolta. Ero sul punto di arrendermi quando mi è venuto in mente un piano assurdo. E se mi fossi trasformata in un ragazzo rasandomi i capelli e adottando un comportamento maschile? Jess è rimasta scioccata dalle mie intenzioni, ma quando ha capito che non sarebbe riuscita a dissuadermi, ha deciso di aiutarmi. Abbiamo trascorso l'intera nottata a casa mia per perfezionare il mio personaggio. E la mattina seguente, con mani tremanti, ho avvicinato il rasoio elettrico ai capelli. Il mio obiettivo era molto più importante della mia chioma. Così le ciocche sono cadute a una sul pavimento. Quando sono uscita dalla mia camera con la testa rasata, mia madre ha urlato. E quando è arrivato papà, la situazione è peggiorata. I miei genitori hanno iniziato a sgridarmi, come se i miei capelli fossero la mia unica qualità. Sì, non mi aspettavo una reazione del genere. Fortunatamente, dopo una discussione che è durata ore, sono andata a scuola con la parrucca e ho indossato dei vestiti maschili per i provini. Inoltre, ho migliorato il mio look. Per assomigliare a un ragazzo mi sono disegnata la barba e delle sopracciglia spesse. Con l'aiuto di un correttore liquido ho modellato le guance e il mento, rendendoli più affilati. Con quel trucco e con la testa rasata ero molto convincente. Ho ripassato tutto ciò che avevo imparato insieme a Jess e sono andata ai provini sicura di me. E questa volta ha funzionato. Mi sono presentata come Sam e mi hanno permesso di salire sul palco, dove ho ripetuto le battute che mi ero preparata. Mi sembra che le ragazze abbiano completamente dimenticato come si cucina. Infatti ora si trovano istruzioni scritte ovunque. Tra qualche anno sul cartone della pizza ci sarà scritto aprire prima dell'uso e sulle banane mangiare senza buccia, ha detto con una voce grossa. L'esibizione è stata un successo. Qualcuno del pubblico ha persino urlato: amico, complimenti! Ero molto orgogliosa di me stessa, ma mi sentivo anche un po' offesa. Dopotutto era stata Samantha a scrivere quelle battute, e solo a Sam era stato riconosciuto il merito. Ma mi ero cacciata io in quella situazione, quindi lamentarsi era inutile. Inoltre, la giuria mi ha permesso di passare alla gara successiva, in cui avrei dovuto affrontare una concorrenza agguerrita. Tuttavia, non sapevo più come sorprendere il pubblico. Un'esibizione è divertente solo se parla della tua vita. E nella prima esibizione avevo già usato tutte le mie conoscenze sui ragazzi.
A casa ho provato invano a inventarmi delle battute. Mi venivano in mente solo battute sulle ragazze, che non avrebbero fatto ridere se raccontate da un ragazzo. Per farmi venire qualche idea, ho guardato dei video su YouTube di alcuni comici famosi e ho deciso di copiarli e di unire tutti i loro spunti in un testo. All'inizio il mio trucchetto ha funzionato. Sono persino riuscita a diventare la preferita della giuria. Ma improvvisamente una voce tra il pubblico ha interrotto una delle mie battute. Imbroglione, quella battuta non è tua! Siete mai arrossiti dalla vergogna? È ciò che è successo a me e poi, senza sapere che cosa fare, sono corsa via dal palco tra i fischi del pubblico contrariato. Fortunatamente i membri della giuria hanno scambiato la mia codardia per semplice emozione e mi hanno permesso di accedere alla gara successiva. Questa volta non mi sarei tirata indietro. Tuttavia, appropriarmi delle battute degli altri non era più una strada percorribile. Ho provato a inventarmi un discorso che rappresentasse il punto di vista di un ragazzo, ma mi venivano in mente soltanto battute da ragazza, sulle amiche invidiose e sulle calze. Niente andava per il verso giusto. E non mi sono accorta che a causa della mia agitazione, la mia vita era diventata un disastro. Avevo smesso di curare il mio aspetto. Non indossavo più la parrucca che i miei genitori mi avevano comprato per andare a scuola. Avevo smesso di truccarmi e di vestirmi bene. E avevo iniziato ad assomigliare sempre di più a un ragazzo. I miei voti erano peggiorati considerevolmente. I litigi con i miei genitori si erano fatti sempre più frequenti. Nessun mio compagno di classe rideva più alle mie battute. E i miei amici avevano iniziato a parlarmi sempre di meno, compresa Jess. Continuava a ripetermi che avevo superato il limite e mi ha chiesto di fermarmi. Ma non potevo farlo! Stavo realizzando il mio sogno! Tuttavia, questi cambiamenti non mi hanno permesso di avvicinarmi all'obiettivo. Non riuscivo proprio a trovare delle battute da maschi che riguardassero la loro vita. E alla semifinale sono salita sul palco senza idee. Le mie battute erano così brutte che metà del pubblico se n'è andato prima che finisse l'esibizione. I giudici hanno deciso all'unanimità che alla finale non c'era posto per un ragazzo così noioso. È stato molto difficile accettare quel fallimento. Ho pianto per tutto il giorno e nessuno ha cercato di risollevarmi il morale. Anche a scuola ero sempre da sola. Nessuno si voleva avvicinare a me, né i ragazzi né le ragazze. Infatti non condividevo più alcun interesse con loro. Improvvisamente, durante una di queste giornate tristi, l'insegnante ha fatto un nuovo annuncio. La scuola avrebbe ospitato i provini per una nuova gara. Questa volta era aperta soltanto alle ragazze. Ho fatto un salto di gioia. Era la mia occasione per sistemare le cose. Ho subito preso il mio vecchio quaderno, su cui avevo annotato le battute adatte a una ragazza, e ho iniziato a prepararmi per l'esibizione. Durante le prove mi sono esercitata sulle battute migliori e sono andata ai provini sicura di me. All'improvviso gli amministratori mi hanno sbarrato la strada. A quanto pare mi avevano scambiata per un ragazzo e non volevano che partecipassi alla gara. Non potete immaginare quanto mi sono arrabbiata. Ero una ragazza, una femmina. Non se ne erano accorti? Lo avrei dimostrato presentando dei documenti. Sono andata a casa e quando sono ritornata a scuola, il provino era terminato. Ero senza speranza. Mi ero lasciata sfuggire la mia seconda occasione. Ero così arrabbiata che ho buttato il quaderno delle battute in un cestino. Ormai non ne avevo più bisogno. A casa mi è venuto un esaurimento nervoso e non sapevo nemmeno con chi prendermela. Ma quando mi sono guardata allo specchio tra le lacrime, ho indietreggiato terrorizzata. Non riuscivo a credere di avere quell'aspetto. Testa rasata, sopracciglia aggrottate, vestiti trasandati. Ho capito perché al provino mi avevano scambiata per un ragazzo. E poi mi sono ricordata di come ero un paio di settimane prima. Avevo sempre i capelli in ordine. Ero amichevole, sorridente e riuscivo a far ridere tutti con le mie battute divertenti. Mi apprezzavano per come ero. Ma quando avevo messo al primo posto la mia popolarità, ero diventata irriconoscibile. Purtroppo me ne sono accorta quando ormai era troppo tardi. E anche se sapevo che non potevo più farci niente, volevo almeno dare una sbirciatina a ciò che mi ero persa. Così la mattina seguente mi sono data una sistemata. Ho indossato la parrucca e un vestito e sono andata alla gara come spettatrice. Volevo ascoltare le battute delle partecipanti e imparare qualcosa di nuovo. Ma non mi aspettavo che sarebbe successa una cosa simile. Jess, la mia migliore amica, è salita sul palco. E tra le mani aveva il mio quaderno delle battute. Quello che avevo buttato nel cestino il giorno prima. Il pubblico era in silenzio e stava aspettando. Così Jess ha detto: "I complimenti femminili sono sempre stimolanti. Un giorno una mia compagna mi ha detto: stai benissimo. Chiaramente per apparire così ti c'è voluto molto impegno. A quanto pare voleva umiliarmi con un complimento. Stava sparando a zero su di me. Ma io non sono stata da meno. Sì, anche tu sei fantastica. Chissà perché i ragazzi non ti guardano.
Jess ha ripetuto sul palco tutte le battute che avevo ideato e il pubblico ha riso e ha applaudito. Mi sono immaginata al posto di Jess. Gli applausi erano indirizzati a me e non a quella bugiarda. Non mi sono mai arrabbiata tanto in vita mia. Era una vera ladra. Come aveva potuto? Eravamo migliori amiche. E poi ho deciso di fare qualcosa. Stavo per salire sul palco e svelare a tutti la verità, quando ho sentito le parole di Jess. Queste battute divertenti sono state scritte dalla mia migliore amica, Samantha. Ha perso se stessa mentre stava inseguendo il suo sogno. È confusa e si è trasformata da una ragazza di talento a un ragazzo mediocre, ha detto Jess. Ricordo il resto come se fosse parte di un sogno. Jess ha chiesto alla giuria di permettermi di partecipare alla gara, visto che il pubblico adorava le mie battute. Non riuscivo a credere a ciò che stava succedendo. Avrei avuto davvero un'altra opportunità, ma non è avvenuto alcun miracolo. I giudici hanno ammesso che il mio materiale era di qualità, ma bisognava rispettare le regole. I partecipanti erano già stati registrati e non accettavano nessun altro. Il loro rifiuto non mi ha turbata minimamente. Sono corsa da Jess e l'ho abbracciata. Dopotutto, anche dopo essermi stupidamente trasformata in un ragazzo, non ero rimasta da sola. C'era ancora qualcuno che mi voleva bene e che aveva cercato di aiutarmi a tornare me stessa. Se non fosse stato per Jess, questa occasione mancata mi avrebbe fatto soffrire molto di più. Avevo ritrovato le mie motivazioni. Volevo tornare a essere Samantha, quella capace di raccontare delle battute che facevano morire tutti dal ridere. Ho deciso che avrei fatto ricrescere i capelli e che avrei dimenticato le abitudini maschili, così da partecipare alla gara femminile l'anno successivo. E voi che cambiamenti folli avete fatto per inseguire i vostri sogni? Raccontatemi tutto nei commenti.